Buongiorno e bentrovati con l'informazione sportiva di Molise TV. Iniziamo parlando del Campobasso che tra poco più di mezz'ora affronterà il Latina per la Coppa Italia. La gara sarà a scontro diretto e in bimbo in campo con uno sperimentale 3-4-1-2 e con una squadra inedita. Titolari infatti resteranno a riposo. Intanto nuova multa per i Lupi. Il giudice sportivo infatti dato al club rossoblu un'ammenda di 2.500 euro. Ma ascoltiamo tutto nel servizio. Oggi incontro di Coppa Italia per il Campobasso, o dentro o fuori. Contro il Latina sarà eliminazione diretta. L'impegno al Francioni non è di certo dei più semplici per i Lupi. Certo è che questo pomeriggio di gioco servirà a mister in bimbo per sperimentare e fare verifiche. In tema di esperimenti, l'allenatore rossoblu adotterà un nuovo schema, il 3-4-1-2, lasciando a casa tutti i titolari, forse per avvantaggiare i ragazzi in campionato. Dunque sarà un impegno meramente propedeutico. Nuovo schema tattico evidentemente per valorizzare le qualità di Perra. Tra i pali il solito Cattenari, in difesa Modica, Boi e Marino che oggi tornerà in campo dopo un infortunio al ginocchio. A centrocampo sulla sinistra rientra Di Libero mentre a destra correrà Di Bartolomeo. I mediani saranno Curcio e Mannoni. L'attacco viene lasciato ai piedi di Sciarra e Bussi. La squadra vincente tra Campobasso e Latina accederà al terzo turno organizzato in quattro gironi da tre squadre che partirà il 7 novembre e che regolerà l'accesso alle semifinali. Ad arbitrare l'incontro ci sarà Strocchia di Nola. Passiamo adesso alla Serie D. Anche l'Isernia questo pomeriggio sarà impegnata per la Coppa Italia e scenderà a Fidene. I biancocelesti sono l'unica formazione molisana di Serie D rimasta ancora in corsa nella kermesse tricolore. Intanto ascoltiamo il servizio. Enzo Agliano, direttore dell'Isernia, questa vittoria quanto importante era e quanto importante era soprattutto farla nel derby? Beh, nel derby diciamo che c'è più gusto, comunque alla fine resta una buona prestazione da parte della squadra. Ripeto, non eravamo dei brocchi prima, non siamo dei fenomeni adesso. Noi siamo una squadra completamente nuova, abbiamo bisogno di lavorare, soltanto col lavoro possiamo ottenere dei risultati. I ragazzi in questo periodo, vabbè, ma anche in precedenza si stavano impegnando, magari la differenza è che prima i risultati non venivano, in questo momento riusciamo anche a concretizzare tutto ciò che facciamo in campo. Era un momento non facile dal punto di vista delle prestazioni, ma che viva Dio, insomma, Isernia, nessuno mai ha detto che i ragazzi non si sono mai impegnati e questo forse è il giusto premio oggi perché quando si lavora alla fine presto o tardi i risultati arrivano e quindi il lavoro paga. Ma sicuramente, come hai detto tu, i ragazzi fondamentalmente non sono mai stati criticati per l'impegno perché quello c'è sempre stato. Noi sappiamo che abbiamo qualche difficoltà a livello di squadra perché ci manca qualche calciatore con determinate caratteristiche. Però stiamo lavorando per sistemare alcune situazioni tattiche, il mister sta lavorando su questo e i primi risultati si incominciano già a vedere. Poi per quanto riguarda il mercato, se dovesse capitare qualche buona opportunità cercheremo di cogliere, altrimenti se non sono operazioni alla nostra portata purtroppo non potremo farle. Da direttore, cosa possiamo dire? Ma noi quando parliamo di mercato non perché non abbiamo fiducia nei nostri, sicuramente perché magari ci servirebbe un calciatore con caratteristiche diverse da quelle che noi abbiamo in organico, perché noi abbiamo sempre difeso i nostri calciatori e continueremo a farlo anche perché in questo momento stanno venendo anche i risultati, quindi significa che stanno lavorando bene. E adesso si pensa già al prossimo turno oppure ci godiamo questa vittoria? E cercheremo sempre di fare meglio per portare avanti questa squadra. Che secondo me merita di essere seguita. Il Termoli ha iniziato la preparazione per il doppio impegno consecutivo al Cannarsa, dove arriverà prima il Celano, poi il Città di Marino. È la giusta chance per incamerare 6 punti di fila dopo il successo di Civitanova Marche e cambiare quindi il corso del campionato. Ma vediamo il servizio. Dopo la settima giornata del campionato di Serie D Girone F, il Termoli vela già a metà classifica, una classifica che appare a primo occhio corta e facile da scalare. Ma quali sono le ambizioni dei giallorossi? I molisani, guidati da Giacomarro, dopo un avvio un po' così così, stanno pian piano risalendo la china, dopo la sconfitta rimediata 3 domeniche fa al Del Conero contro l'Ancona. Una sconfitta che ancora lascia il segno nei supporters giallorossi, che difficilmente digeriscono gravi errori arbitrali. Da questo episodio in poi il Termoli non si è più fermato,
Un pareggio contro l'ormai ex capolista maceratese e l'exploit Civitanova Marche domenica contro la Civitanovese ridisegnano quanto basta la classifica, proiettando i giallorossi verso ben altri obiettivi. Si sa, il traguardo principale resta la salvezza, ma occorre però ricordare che non solo siamo all'inizio del campionato, ma che il Termoli ha allestito una squadra di tutto rispetto. Il calendario non è stato favorevole ai ragazzi di mister Giacomarro dopo le prime giornate. Jesina, Agnonese, Ancona, Maceratese e Civitanovese nelle ultime 5 giornate rappresentano il punto forte del campionato. Superato questo filotto, dove può arrivare la compagine del padron Nicola Cesare? Domanda che resta per il momento irrisolta, solo il campo ci dirà qual è la verità ed è presto per parlarne. Intanto lì davanti l'attacco fa faville e promette scintille. Bartolini e Miani si sono dimostrati all'altezza di questo avvio di stagione. La vera sorpresa, ma neanche tanto potevamo aspettarcelo, è il giovanissimo Peperino, classe 90, Massimo D'Angelo, che sta facendo un campionato al di sopra delle sue abituali prestazioni e sta garantendo al pubblico termolese grande spettacolo in campo. Questa domenica a Cannarsa, nel match casalingo, arriva il Celano, una sì delle squadre meno attrezzate del campionato, ma che di certo nasconde insidie e tanti pericoli, che la retroguardia molisana deve essere pronta a sventare per non correre pericoli e portare a casa i 3 punti. E parliamo adesso dell'Agnone, una sconfitta alla prima stagionale che di certo non ha intaccato l'umore della squadra granata, tornata in campo per preparare la difficile sfida di Recanati. Dopo il derby perso in casa contro l'Isernia, l'Olimpia Agnonese torna con i piedi per terra. Lo fa però con la solita umiltà che contraddistingue mister Urbano, che finora non si era mai sbilanciato sull'ottimo avvio in campionato della sua squadra. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la prima sconfitta in campionato nella stagione, la prima che rompe l'imbattibilità tra le mura amiche proprio al Civitelle, proprio contro i rivali nel derby della provincia. Isernini contro Agnonesi, Biancocelesti contro Granata, sono stati gli uomini di mister Farini a spuntarla, ma non si può di certo dire che il match non sia stato equilibrato. Gli episodi, si sa, nel calcio fanno la differenza ed è questo che ha penalizzato la squadra di mister Urbano, apparsa nei minuti finali anche piuttosto affaticata. Ma si sa, archiviata la sconfitta, non resta che guardare al prossimo match in quel di Recanati, ospiti appunto proprio della Recanatese che dopo un ottimo avvio stentato ha bisogno di punti e ha bisogno di farne nel più breve tempo possibile in chiave salvezza. Una prima sconfitta non pregiudica di certo un cammino, ma occhio ad evitarne una seconda. La classifica è corta e ci dice che i Granata sono utopisticamente a soli 3 punti dalla neocapolista Ancona. A colmare il gap tra molisani e marchigiani ci sono ben altre 6 squadre al varco, tutte ad un massimo di 3 punti dal primato. Mister Urbano lo sa. Il coach, data l'esperienza, sta ripassando lezioni di tattica in vista del match di domenica prossima e tenterà quasi certamente il tutto per tutto per provare il colpaccio esterno di giornata. Di contro, però, si troverà una Recanatese che di certo non se ne starà ad aspettare al barco. Il mister dei giallorossi Baldarelli ha patito domenica scorsa la stessa sorte patita da Urbano nel derby perso 4-1 a Jesi. Attenzione quindi alla coppia d'attacco giallorossa Jacoponi-Miani, che tenterà di mettere in apprensione il reparto difensivo guidato da Leonardi, confermato Guantoni alla mano tra i pali dell'Olimpia. In avanti, nonostante siamo solo a metà settimana, l'ipotesi che più circola vede confermato che Keita c'entra avanti, con a supporto più esterni Bomber Orlando e Andrea Sivilla. Staremo a vedere non solo con l'allenamento settimanale, ma soprattutto con le indicazioni che il mister saprà darci prima della giornata di campionato domenica. Passiamo adesso al calcio a 5 di Serie B. La Five Campobasso, dopo la sconfitta casalinga contro il Monte di Procida, ha iniziato ad allenarsi per la prossima sfida. Sabato i ragazzi di Marco Sanginario giocheranno allo Sturzo contro la capolista Molfetta, punteggio pieno dopo 2 turni di campionato. Ma vediamo. Qui con noi Terriaca, numero 7 della Five Campobasso. Come è andata la gara quest'oggi? Avete perso per 4-1 contro il Monte di Procida. Ma io credo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, soprattutto ci siamo difesi bene e qualche volta siamo riusciti a ripartire anche in contropiede e a metterle in difficoltà. Abbiamo mollato i primi 10 minuti del secondo tempo e questo ci è risultato fatale. Si è mosso molto bene in campo, si è entrato più volte sul terreno di gioco. Nella seconda frazione c'è stato anche quel gesto di stizza verso il portiere con quella conclusione tirata anche forse perché la vostra squadra è in svantaggio. Sì, innanzitutto vorrei dire che sono molto contento oggi perché per me si tratta di un esordio in Serie B e quindi alla prima convocazione subito, diciamo, credo di essermi comportato molto bene entrando subito in partita, quindi come hai ben detto tu sono andato anche vicino, diciamo, alla conclusione a rete, quindi sono soddisfatto della prestazione. Sabato prossimo, chiedo scusa, si va a Molfetta, che gara ti aspetti? Tua personale e anche di squadra?
Beh, questo sicuramente è un campionato molto duro, quindi ogni partita va affrontata con la concentrazione giusta e con giusta concentrazione all'inizio e alla fine. Sicuramente il Molfetta, mi sono informato, è una delle squadre attrezzate per questo campionato, la vittoria finale, quindi sicuramente ci aspetterà una battaglia. Non è ancora arrivata una vittoria dopo le prime due giornate, dove pensi possa arrivare la tua squadra? La nostra squadra, diciamo, punta prettamente alla salvezza, quindi ogni partita giochiamo per fare i punti e per dare il massimo. Il nostro obiettivo, ripeto, è la salvezza. Passiamo adesso all'eccellenza. Il Campobasso 1919 con tre vittorie e altrettante sconfitte è la delusione di questo primo scorcio di campionato. Sabato i rossoblù di Mister Lozzi sono già costretti a vincere con il temibile Atletico Sessano. Ascoltiamo. È proprio vero che il calcio non ha regole precise e la squadra che generalmente parte favorita poi finisce ad arrampicarsi verso la vetta. Stiamo parlando del Campobasso 1919 che non nasconde le difficoltà. Ad inizio campionato era la squadra favorita, mentre adesso pare faccia fatica anche solo a ottenere un pareggio. Ma forse è ancora presto per arrivare a conclusioni affrettate. Neanche i ragazzi si dicono scoraggiati, anzi sembrano ancora più calcisticamente arrabbiati, forse affamati del bel calcio che ha sempre contraddistinto la squadra. E domenica in casa ospiteranno l'Atletico Sessano. 9 i punti per ogni club, 3 partite perse e 3 vinte ciascuna. Sarà quindi una sfida agguerrita. Il Campobasso, dal canto suo, ha voglia di ritrovare l'orgoglio e tornare ad essere temuto in campionato, mentre il Sessano ha il desiderio di continuare a mostrarsi una buona compagine, con l'intesa e la grinta giusta per continuare a fare bene. Di certo però questo Campobasso 1919 non bisogna sottovalutarlo. Domenica di sicuro affilerà le armi pur di ottenere 3 punti, utilissimi per la classifica e per il morale anche. Ancora calcio di eccellenza, il Fornelli almeno dopo le prime 6 giornate sembra essere l'unica squadra in grado di tenere il passo della capolista Boiano. I biancoverdi di Mister Coletta hanno vinto 5 incontri, pareggiandone soltanto uno. È il Fornelli guidato da Fernando Coletta la vera rivelazione del campionato d'eccellenza molisana. 16 punti in campionato a 2 sole lunghezze dall'ammazza tutti Boiano capolista, i biancoverdi, ancora imbattuti con sole vittorie all'attivo e con il pareggio contro l'attrezzatissima Turris, fanno sul serio e si candidano come la reale antagonista dei matesini di Carosella. A fare la differenza è il dato oggettivo di seconda miglior difesa del campionato. Tra i pali, infatti, i biancoverdi possono contare sulle prestazioni del classe 85 Raffaele Giuliano, non proprio un ragazzino. Cercato quest'estate da squadre addirittura professionistiche e militanti in Lega Pro, l'estremo difensore è una garanzia per tutto il reparto e con la sua esperienza aiuta anche i compagni meno giovani a venire fuori da situazioni intricate. In difesa l'uomo giusto è sicuramente guadagno, Jolly biancoverde che alterna ottime prestazioni lì dietro ad una visione di gioco d'altra categoria, addirittura anche rigorista e realizzatore d'eccezione nelle aree di rigore avversarie. Il collante tra i reparti in fase di interdizione, Mingione, con Apollonio a supporto, rappresenta una vera scoperta, questa, per l'eccellenza molisana. Il primo dei piedi buoni non sbaglia un pallone e dimostra di meritare ben altre piazze. Il secondo, in veste di ruolo sporco, di pressing senza palle in marcatura. Lì davanti un solo nome e una garanzia, Vitelli. Il bomber fa tutto lui, pressing, movimento, sportellate e gol senza pensarci su due volte. In altre parole, Fornelli è partito subito forte e Mister Coletta, pur non avendo un gioco spettacolare nel suo 11 titolare, punta forte il suo cavallo vincente sul cinismo dei suoi e sulla voglia della sua squadra di fare bene. Squadra che può dire la sua in campionato e confermarsi come outsider di lusso lì davanti in classifica, a dare fastidio d'ora in avanti per tutto il resto del campionato. E adesso, come ogni mercoledì, vediamo la clip con i gol più belli dell'ultimo fine settimana calcistico. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Looking for a two-block, hefty thing of home.
But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Adesso una notizia: domani presso la sala riunione del CONI Molise si svolgerà la cerimonia di premiazione della borsa di studio Angelo De Bernardo, riservata a studenti atleti e indetta dalla ditta Sport Impianti Gioca Gio di Campobasso. Bene, per oggi questa è l'ultima notizia, a voi un buon pomeriggio.